La Serie A riparte da Torino. Stasera il Toro riceverà il Frosinone nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato, l'ultima prima della sosta per le nazionali. Sabato poi toccherà alle due italiane che sono reduci dal martedì di Champions League alle 18, Udinese-Juventus, poi alle 20:30 la Roma sarà impegnata in casa dell'Empoli. Ad aprire il sabato di campionato sarà però Cagliari-Bologna alle 15. Domenica altre sei partite spiccano Lazio-Fiorentina e Milan-Chievo alle 15, poi Napoli-Sassuolo alle 18 e Spal-Inter alle 20:30. Su Gazzetta.it tutte le probabili formazioni della Serie A, possibili titolari, indisponibili, ballottaggi. Una guida indispensabile per tifosi e fantallenatori. Torino Frosinone, venerdì, ore 20:30 diretta Sky Torino. Mazzarri ha ancora un paio di dubbi che scioglierà durante la rifinitura. Si va verso un 3-5-2 con la coppia d'attacco Belotti-Dazza in ballottaggio con Iago Falche, che potrebbe in alternativa far parte del tridente. A centrocampo, Rincon nel ruolo di play, affiancato da Soriano e da Meite in vantaggio su Baselli. Sulla fascia sinistra giocherà Olaina, a destra Berenguer. Frosinone, per lungo è una partita delicata da ex Granata, si gioca tutto proprio contro il Torino. L'allenatore dovrebbe puntare su un 3-5-2 con Campbell e Ciofani in attacco. Ciano è pronto a entrare a partita in corso. Brighenti e Beghetto dovrebbero vincere i ballottaggi rispettivamente con Goldaniga e Molinaro. Cagliari-Bologna, sabato, ore 15 Schi Cagliari, dubbi in difesa per Maran, torna Cepitelli, ma solo in panchina, perché sono Andreolli e Pisacane a giocarsi una maglia vicino a Romagna. In attacco, Sau dovrebbe supportare Pavoletti alle loro spalle, João Pedro. A meno che non venga inserito Ioniza come trequartista, avanzando il brasiliano al fianco di Pavoloso. Bologna, Santander guida il Bologna in casa del Cagliari, al suo fianco Falcinelli. I ballottaggi in a favorito su Polgar, Dix su Creci a sinistra. In difesa dovrebbe esserci Calabresi. Udinese-Juventus, sabato, ore 18 Schiudinese, Barak favorito su Pussetto alle spalle di Lasagna. Velasquez punterà sul 4-4-1-1, con Fofana da esterno destro e Berami Mandragora cerniera centrale. Juventus, Allegri perde Rugani e Khedira, ma ritrova De Sciglio che partirà dalla panchina. Douglas Costa rientrerà dopo la sosta. L'allenatore potrebbe scegliere il 4-3-3, schierando in attacco Ronaldo, Bernardeschi e uno tra Dybala e Mandžukić. Difesa con Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alexandro. Pjanić e Matuidi i mediani, con la probabile partenza di Bentancur dal primo punto. Desktop minore di Spentla su quale notification / spam Pogba e la crisi United. Quante strade verso la Juve. Gazzetta Cerix Link copia embedo copiati potrebbero interessare anche questo sito. Utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Accetto security warning. Please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Empoli Roma, sabato, ore 20:30 da Zernempoli. Andrea Zoli sembra intenzionato a puntare sulla gumina accanto a Caputo. Dietro le punte lo sloveno Zaitz. Linea di centrocampo composta da Acqua recuperato, Benasere e Krunic. Roma, Di Francesco continua con il 4-2-3-1 rispetto al Plzen. A Empoli ci saranno Manolas e Del Sharawi. Confermati in mediana Zonzi e Cristante De Rossi, che non è al meglio, partirà dalla panchina. La novità è l'esordio da titolare di Luca Pellegrini. Kolarov indisponibile. Genoa Parma, domenica, ore 12:30 da Zen Genoa, Piontek Quemento cabili per Pallardini. Alle loro spalle ci sarà Pander. In difesa dovrebbe tornare Zukanovic, con Criscito, spostato da esterno a centrocampo. In porta dovrebbe andare Radu. Indisponibili Lisandro Lopez e Rolon. Parma, tante assenze nel Parma fuori Gervinò, Di Marco, Desi, Inglese e Grassi. Il tridente sarà composto da Ciciretti, Ceravolo e Siligardi. Atalanta-Sampdoria, domenica, ore 15 Schi Atalanta, Ilicic partirà dalla panchina. In attacco, Pašalić è in leggero vantaggio su Rigoni, con Gomez e Zapata da ponte. Atebur preferito a Gosens. Recupera Masiello. Fino a martedì aveva lavorato a parte, ma oggi ha svolto l'intera seduta con i compagni ed è pienamente recuperato. Gli farà spazio Mancini. Sampdoria, Tonelli favorito su Coli, Caprari su Ramirez. Prat, Ekta, le linette e la linea di centrocampo di Giampaolo.
davanti inamovibili De Frele Quagliarella. Lazio Fiorentina, domenica, ore 15 da Zed Lazio, Radu è pronto a riprendersi un posto in difesa fuori Caceres. Per il